Con la piscina monumentale di Torino per questa prima sessione della prima giornata degli europei di tutti, piattaforma femminile, 14 le atlete iscritte, 12 quelle che entreranno in finale, dunque c'è spazio non per tutte ma quasi. Due azzurre, Noemi Bakhi e Brenda Spaziani, si comincia con Olga Vintoniak, russa, che esegue un doppio salto mortale e mezzo, ritornato carpiato coefficiente 2,8. Oscar Bertone, la piattaforma femminile è una specialità che diciamo si sta un po' cambiando pelle, nel senso che non ci sono più per vari motivi Gam, Richter che hanno smesso, Cagnotto che è pur sempre due volte oro, una volta argento agli europei, che ha deciso di lasciare da parte la piattaforma, cercasi nuove protagoniste, e una potrebbe essere italiana, potrebbe essere Noemi Bakhi se il fisico l'assiste, perché sì. Lei che è forse quella più potente, no, della squadra italiana, quella capace in prospettiva di avere il doppio e mezzo rovesciato raggruppato, coefficiente 2,7. Lei non è molto conosciuta, però è la campionessa europea giovanile in carica della categoria juniores. No, è stata anche vicinissima al podio, quarta all'Europeo assoluto di Eindhoven l'anno scorso, insomma qualcosa ha già fatto anche a livello senior. E cerca la ribalta qui in questa piscina di Torino, e lo dimostra perché ha un buon parziale in questo tuffo. La Russia e prima ancora l'Unione Sovietica hanno avuto una grande tradizione di piattaformiste, la povera Miroshina, no, che morì cadendo dal balcone una decina d'anni fa. Ma soprattutto, guarda, torno a ripetere, peccato che la Noemi Bakhi non si trovi nelle condizioni di forma ideali, perché lei secondo me potrebbe veramente essere la maggiore interprete di questa specialità. So che tu da sempre sostieni, insomma, che sarebbe in grado di fare il triplo e mezzo rovesciato e indietro. Sì, assolutamente. Anche, sì. Comunque, una ragazza di 21 anni, attenzione, no. La giovane, insomma. Olga Vintoniak pronta ad aprire la quarta serie di tuffi con il triplo e mezzo avanti carpiato, secondo posto per lei, doppietta russa in questo momento, e terzo posto per la Spazianima. È una classifica che probabilmente non sarà la stessa a fine gara. Cambio di giuria. Se così fosse noi non ci lamenteremo assolutamente, insomma. Però Spaziani ha vinto un bronzo europeo in coppia con la Marocchi nel sincro. Ecco i giudici. Sì, c'è stato il cambio di giuria dopo il terzo tuffo. E c'è stato il primo errore da parte della Vintoniak con questo triplo salto mortale e mezzo in avanti carpiato. Anche se lei sta facendo le prove tecniche in vista della finale, che sicuramente riuscirà a ottenere avendo già un buon parziale di 231, manca un tuffo, quindi penso proprio nessun tipo di problema per lei. Il primo per tuffo suo sarà l'avvitamento indietro, potrebbe anche superare i 300. Parziale di classifica Koltunova, Graddon, Spaziani, Curia. Con Noemi Bakhi dodicesimo, un vantaggio di 3,55 sulla Galashan. Intanto però Vintoniak, avvitamento indietro. E intanto ancora una volta applauso va a Brenda, che sta terza a 1,40 dalla Graddon e ha un po' di vantaggio di 7 punti nei confronti della Curio. E il Noemi invece deve assolutamente cercare di stare molto attenta nel doppio mezzo rovesciato, deve cercare ancora una volta di oltrepassare. Koltunova, Graddon, Vintoniak, sicuramente chi esce male da questa eliminatoria è la Prokopchuk, nona, ma chissà, magari ha scherzato. Sì. Non essendoci stati mai dubbi sulla sua qualificazione, si può anche giocare a nascondersi. Entra miracolosamente, verrebbe a dire, Noemi Bakhi, ed entra la grande Brenda Spaziani. Ci fermiamo per qualche istante, lì nella regia, poi la conclusione di questa prima sessione di gare.